Eccole qui le immagini salienti di Pescara Grosseto, risultato finale 2-0, vediamo un po' quali sono stati gli sviluppi di questa partita, inquadrata anche la curva nord, naturalmente oggi mercoledì serata insomma anche dedicata alla Champions League, insomma non c'erano tantissimi tifosi anche per il caro prezzi, c'è questa prima opportunità per il Pescara, la torre di Ferrari, l'anticipo del portiere del Grosseto Fallani proprio sui piedi di Galano. Poi vediamo Nzita tra i più attivi, il suo sinistro bravissimo a deviare in calcio d'angolo l'estremo difensore Marimmano. In contropiede si fa vedere la formazione ospite con questo destro di Moscati, è il primo intervento di rilievo dell'estremo difensore del Pescara Sorrentino, classe 2002, che devia in calcio d'angolo. Poi l'uscita reattivo anche in questo caso Sorrentino proprio in anticipo su Moscati, parte in fuorigioco Moscati, libera al tiro De Silvestro e c'è l'uscita da sottolineare di Sorrentino, altro intervento degno di questo nome, altro intervento importante del classe 2002. Poi il cross di Zappella, il colpo di testa di Dursi con la palla che termina ad un soffio al lato alla destra della porta difesa da Fallani. Poi Ferrari, attenzione, l'apertura per Nzita, il suo sinistro blocca in due tempi l'estremo difensore Marimmano. Siamo al 38esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 il parziale, l'ottima combinazione tra Dursi e Nzita che vede con lo sguardo l'inserimento all'altezza del secondo palo di Zappella, il Pescara in vantaggio, sblocca la situazione con Davide Zappella, classe 98, secondo gol con la maglia del Pescara, il primo era stato decisivo in occasione del primo nella sfida inaugurale di campionato contro l'Ancona, dunque da esterno ad esterno come era successo nella giornata d'esordio, da Nzita a Zappella sempre pronto degli inserimenti. 1-0 Pescara, siamo al minuto 39 nel corso della prima frazione di gioco, il Pescara continua ad attaccare, c'è ancora Zappella che invita alla conclusione Dursi, il portiere del Grosseto non si fa sorprendere, molto bravo anche il servo difensore ospite. Poi il colpo di testa di Iannes riesce ad allontanare proprio sulla linea di porta Artioli. Siamo con le immagini nel secondo tempo, il raddoppio del Pescara da Galano a Diambo che allarga il gioco per Cancellotti, lato corto dell'area di rigore, la respinta di Ciolli e poi il sinistro di Rasi subentrato a Nzita, la respinta di Fallani, il tap-in vincente di Dursi. Siamo al minuto 6 nel corso del secondo tempo e si sblocca finalmente il classe 1995, 27 gol con Auteri a Catanzaro e a Bari, 16 a Catanzaro, Coppa Italia compresa, 11 a Bari lo scorso anno. Rivediamo ancora una volta l'azione con il controllo della sfera di Rasi che aveva sostituito Nzita, la respinta corta del portiere Fallani che fa quel che può e poi il tap-in vincente di Eugenio Dursi al primo gol con la maglia del Pescara. Poi vediamo ancora il Grosseto che però non demorde, cerca in qualche modo di reagire, c'è la chiusura di ingrosso su il numero 9 Filippo Moscati e dunque nulla di fatto per la squadra maremmana allenata dal tecnico Lamberto Magrini. Vediamo ancora le azioni di questa partita, siamo sempre nel secondo tempo, il Pescara conduce per 2-0 dopo un inizio non facilissimo, il rigore per il Grosseto e qui ci sono grandi dubbi, del resto protesta lo stesso Sorrentino, si lascia cadere con grande mestiere il centravanti Filippo Moscati, rimane fermo a dire il vero Sorrentino, non sembrano esserci gli estremi del calcio di rigore, Simone Taricone di Perugia invece indica il dischetto, ma il capolavoro di Sorrentino deve ancora arrivare perché dal tiro dagli 11 metri, sul tiro dagli 11 metri proprio di Filippo Moscati battezza l'angolo giusto l'estremo difensore del Pescara che mantiene così la porta inviolata tra i protagonisti, forse il migliore di questa sera, della partita di questa sera dei biancazzurri, appunto Sorrentino che para anche un penalty. Si continua a giocare, siamo sempre nel secondo tempo, ancora un'uscita di Sorrentino che rimane in piedi ed è molto bravo sempre nei confronti, occhi negli occhi con Moscati, poi il calcio d'angolo sul versante opposto, il colpo di testa di Iannes, c'è la respinta di Fallani e poi un'altra respinta ma c'è anche una carica con l'arbitro che
comanda segna il calcio di punizione della formazione toscana. Quindi Galano che lascia partire questo sinistro che viene deviato dall'estremo difensore del Grosseto, poi ci prova Delle Mona che non riesce a trovare la porta, ancora Grosseto nel finale, altra grande parata di Sorrentino, questa volta sul regista della formazione ospite Fratini. Quindi tanti interventi compiuti dal classe 2002 che è stato protagonista nel campionato primavera lo scorso anno ma anche due anni fa. Finisce qui la partita, Pescara batte Grosseto 2-0, Pescara che accede agli ottavi di finale.